Yeah.
più lassato. Dove la mamma mia ho lasciato. La donna immobile qua più marvento, muta d'acerto e ripensero, e sempre misero chi riarri s'affitta i plano riso, ma con quel doni la donna immobile qua più marvento, muta d'acerto e ripensero. Nascendosi venisce a pieno i blanno riso, ma come donne la donna immobile qua più marvento muda da cielo e ripesser e ripesser. Olha a empolgação, esse é o passo, não se contrai, tá fácil, meu coração. É o bom, é o bom, é só dar que eu vou, mas não dá e acaba.
Perché ogni volta che termina questa edizione poi già si lavora per la prossima e i gruppi sono sempre felicissimi di poter ritornare nella nostra città. Beh, Cinzia, ci stiamo preparando al finale, al grande finale. Stiamo andando velocemente perché dobbiamo rispettare i tempi. È bello finire gli spettacoli in un orario che non sia un'ora tarda, perché voglio che quando andate via dovete restare con la voglia di ritornare l'anno prossimo per avere così il desiderio di rivedere nuovamente l'estate internazionale del folklore. 35esimi all'anno prossimo, ci sarà qualcosa di esplosivo. Speriamo perché ogni volta che si organizza l'evento è sempre difficile poi trovare delle novità e trovare degli stimoli per poterlo sempre fare meglio. Noi sicuramente dal prossimo mese, giusto il tempo di riposarci un po', già inizieremo a lavorare per trovare qualche bellissima novità per la prossima edizione. Intanto si sta preparando un altro gruppo. Sì, si sta preparando la Cecenia. Però scusami perché io ho dimenticato di dire alcune cose. Sì, perché dobbiamo comunque ringraziare anche chi patrocina questo evento a livello federativo, quindi la sezione IOV Italia nella persona del presidente Fabrizio Cattaneo, la Federazione Italiana Tradizioni Popolari nella persona del presidente Benito Ripoli e la sezione IOV Italia, come dicevo, nella persona del presidente Franco Mallozzi. Però un altro ringraziamento io lo voglio fare, perché poco fa io ero qui dietro e parlavo con una persona che è stata molto presente qui all'interno del villaggio scolastico, perché si è occupata insieme a tutto un pool per quanto riguarda la sicurezza, la nostra sicurezza. Quindi vorrei ringraziare la Polizia di Stato nella persona del dottor Papaleo, dell'ispettore Rocco Botta e anche dell'ispettore Castiglione, che in questi giorni insieme alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, a tutte le forze dell'ordine e anche all'associazione di volontariato AMS hanno curato e quindi hanno assistito noi tutti, insieme anche all'associazione Grisolia per quanto riguarda anche l'ambulanza, hanno fatto sì che hanno reso sicuro e gradevole, perché sicuro in ogni senso, il villaggio del festival. Quindi un applauso a queste persone che quotidianamente comunque sono sempre al nostro fianco in ogni momento in cui ci sia necessità.
Dante de Tijeras Iglieri della città di Huancavelica, Perù. Perù. Castrovillari, ringrazio l'ente Parco Nazionale del Follino, l'ente Parco Nazionale, ringrazio la Regione Calabria, la provincia di Cosenza, ringrazio tutti gli sponsor, ringrazio la Gaspollino, ringrazio tutti coloro che hanno fatto sì che questa 34esima estate internazionale del folklore del Parco del Pollino fosse così bella, tanto bella che neanche noi che abbiamo organizzato ce la saremmo aspettata così. E grazie a tutti quanti voi per averla resa in questo modo con la vostra presenza. Un saluto lo voglio fare a Maria Lucia, che vedo lì seduta, insieme a Mario, a Miriana, a Roberta, e un abbraccio veramente affettuoso con tutto il cuore a Veronica Francelli. Grazie. E adesso tu arriva non lo sai, ma arriva la sorpresa che ti ha voluto dedicare la nostra Tilde Nocera. Quindi godiamocela insieme.
joy and pain.